Cari amici, buongiorno! Buongiorno a tutti! Oggi è giovedì 3 di ottobre. Lo so che è un po' che manco dal TOTM, dovete scusarmi. Come vedete ci sono stati un attimino di cambiamenti. Ora non guido più la motrice, ma guido il bilico. Oggi ci troviamo a Figline Valdarno. In questo momento ci troviamo, a dir la verità, in località Porcellino, tra Figline e San Giovanni, e abbiamo finito ora di fare uno scarico e ora dobbiamo andare a lasciare dei pancali vuoti, 177 per la precisione pancali, a un'azienda nostra cliente, che fra l'altro è in un posto che io non ci sono mai stato, ma un collega mi ha spiegato la strada per arrivare, e ci sarà da divertirsi perché mi ha detto che c'è anche una strada sterrata. Vedremo. Quindi ora andiamo là, poi andiamo da un altro nostro cliente sempre qui a Figline, gli lasciamo 50 pancali vuoti, ne ritiriamo una decina, torniamo in magazzino, scarichiamo, poi dovremo andare a Empoli a fare un altro ritiro e poi torniamo e abbiamo finito. Andiamo in questo posto nuovo. Bene? Ci aggiorniamo dopo. Ciao, bye! Girare a destra, è una stradina stretta e mi sa che è qua, che però non si entra di qua ma di qua, che è bella strettina ed è tutta sterrata. Non ho detto prendila larga e ora noi la prendiamo molto larga. Allora vediamo un po' di riuscire a fare un bel lavoro. Allora, di qua sempre a diritto e vediamo un po' come si svolge la faccenda. Ripeto che io non ci sono mai stato in questo posto, quindi speriamo un bene. Ci sono mai stato, non ci sono mai stato col bilico, non ci sono proprio mai stato, mai, prima volta. Quindi vediamo di fare le cose per benino. Buono? Ora arriviamo in fondo e poi vediamo come funziona, dove sbuchiamo. Vediamo. Allora, qua ci abbiamo una cava qui sulla sinistra, non so di cosa, insomma.
stretta, eh. Qui è stretta veramente. Si suda, qui si suda, ragazzi, qui si suda davvero. Andiamo piano piano, perché tanto, senti, non ci corre dietro nessuno, è mezzogiorno e mezzo e tanto più da una luna, tra poco in teoria dobbiamo arrivare, quindi andiamo di fare un bel lavoro, lo ripeto. Abbiamo il fiume qui sulla destra. Mamma mia, che posto. Tra l'altro abbiamo il rimorchio telonato, quindi dobbiamo anche stare attenti con questi alberi a passarci piano, perché se no potremmo anche rischiare di strappare il telo, e non ne ho certo voglia di strappare il telone. Andiamo così piano piano, siamo a 7 km orari. Un po', perché poi tanto è a doppio senso, quindi perché... allora, qui dobbiamo prenderla bella larga. Allarghiamo il più possibile, perfetto. Ok, laggiù dalla telecamera non si vede, ma riesco a vedere la zona industriale da quella parte. Okay. È la zona industriale Pian della Rugginosa, si chiama. Qui c'è tutti dei trombi, questa deve essere un'azienda di falegnameria, una casa. Ok, il mio collega mi ha detto passata la casa, poi vedi le indicazioni, dovrà girare a sinistra, quindi vediamo un po'. Non mi interessa niente, l'importante è arrivare per bene, senza distruggere niente. Mamma mia, che posto, ragazzi. Questo fra l'altro è un nostro cliente fisso, quindi ci si verrà spesso qua. Va bene, un po' di sfide, se no dov'è il divertimento? E fra l'altro di questa azienda dove vado a caricare ora, ho portato a giro tanta roba, ma appunto non ero mai stato a ritirarla la roba, l'avevo solo consegnata, ciò che producono in questa fabbrica. Dobbiamo girare a sinistra, anche perché è diritto,
non so neanche se ci si riuscirebbe ad andare. Piani terra rugginosa, ecco. Andiamoci. Tra l'altro ha piovuto, quindi la strada è tutta bella motosa. Sto vedendo che le ruote del rimorchio stanno diventando marroni praticamente. Vabbè. Qui mi immagino che quando c'è, quando non piove, quando c'è la strada, insomma, sì, diciamo la strada, tra virgolette, secca, si alzeranno dei polveroni non indifferenti. Ecco, con camion, io c'ho il camion bianco. Porca miseria, torna tutto polveroso stasera a magazzino. Vabbè. Oggi no, perché oggi non ha piovuto, appunto, quindi la strada è tutta... Non si alza la polvere, via. Tutte le gomme marroni, guarda il lavoro. Vabbè. Ah, qui per non farci mancare niente ci hanno messo una bella S. Una bella Chicane. Ho fatto 73 km da stamattina in 1 ora e 40. E a parte Calenzano incisa, poi tutte stradine di paese, insomma, strade normali, diciamo, non autostrada. Abbiamo fatto qui, appunto, da Calenzano a incisa in autostrada, poi siamo usciti e ancora ci dobbiamo rientrare. Ciao ragazzi, allora mi hanno fatto entrare qui nell'azienda, ma ora vanno in pausa pranzo, quindi dobbiamo aspettare qua alle 2. E... però ho chiamato in azienda, non so se mi faranno aspettare per un motivo di tempistiche, perché non riuscirei poi a fare tutti gli altri giri che dovrei fare. Quindi se riescono a mandare qualcun altro poi a Empoli, posso anche stare qui a aspettare le 2, altrimenti no. E... quindi vediamo un po', attendiamo istruzioni. Ci aggiorniamo dopo. Ciao, bye.